Bentornati SOS Arezzo TV. Eravamo stanchi, ci siamo messi a sedere. Ma io mi sono messo la parte più alta e te sei la più bassa, sì. Perché volessi più basso di no, me. No, più che altro che non voglio finire di sotto nel vuoto. Ah, c'è ragazzi piccini ancora te. Sì. Nel grande vuoto. Giusto, giusto. Anche tu c'hai ragazzi piccini, no? No, i nipoti, te c'hai figlioli. No. Sa, a nipoti ci penserai su e muoio io. Ma non è detto, perché sai, i nonni sono utili, Sì, sì, d'accordo con te, però insomma ci dovrebbero pensare loro poi. Sì, no? Ma quanto che ci passi col tuo nipotino alla settimana? Non tante. Male questa cosa. Mica la mattina va all'asilo, torna alle 4, poi c'è calcio, poi c'è batteria, poi c'è un sacco di cose da fare. Ma è possibile che stiano più con degli sconosciuti che con lo so, infatti famiglia. È un'esagerazione, guarda, veramente piscina, calcio, attività ludiche, inglese, questi ragazzi non hanno pace. Senti, dico attento a non finire nel vuoto esistenziale che abbiamo non ti preoccupare, spalle, non ti perché preoccupare. Questa è questa una... è l'immagine della città, cioè, di Arezzo. Uno arriva col treno, si arriva col treno. Quando arriva con i suoi tempi, arriva e trova due bellissime fontane, proprio belle, belle. Che zampillano acqua da anni, da far paura. Ma io non dico, vogliamo rilanciare la città, facciamo tanto per far sì che vengano i turisti, e quindi investiamo un pochino anche qui, vediamo di recuperare queste fontane, perché sai benissimo quanto sono belle le fontane, quando funzionano. Quando non funziona sembra relitti, come sì, in questo caso. Proprio è tutto vuoto, qua possiamo anche alzarci e vedere che è proprio diventa anche poi, uno ci butta la roba. Ma secondo te qual è la problematica? La problematica è la fontana perde, l'acqua costa un sacco di soldi, adesso il comune la deve pagare. Non la si potrebbe riciclare sempre la stessa. Bisogna fare un intervento per il quale la fontana venga completamente impermeabilizzata e ci sia delle pompe che riciclano l'acqua sempre la stessa. Quindi lo facciamo a casa, io l'ho fatto la mia a casa, la mia fontana, non ho capito qual è la difficoltà a fare questa, addirittura poi la puoi funzionare, far funzionare anche ora, quindi la notte spengerla, farla funzionare soltanto il giorno, poi vedi, ci buttano le bottiglie, la bottiglia sotto la chimera, la plastica. Quindi anche comunque veramente è illogico. È probabile che questo intervento, ad esempio, sia inserito nel famoso bando che devono arrivare quei soldi dallo Stato, no? Ascolta, famoso bando delle aree degradate. Si aspetta sempre i soldi dello Stato per fare questi interventi. Allora, facciamo i soldi dello Stato serviranno per fare interventi importanti, non sicuramente per recuperare le fontane di piazza della stazione. Però siccome c'hai i giardini anche del Porcinai tra gli interventi, quindi palazzi che si estendano anche più in su, no? Speriamo che penso sia come io, dici te. Non lo so. Non lo so. Io so soltanto. Senti, sono anni che sono spento. Tu fossi oggi l'assessore, arrivo io e ti chiedo: perché non l'avete sistemata? Te che rispondi? Voi risponderesti nei panni dell'assessore? Ma veramente ho brontolato quando era assessore, ora ti direi la stessa cosa: sarebbero anni di dirci qualcosa e di rimettere a posto questa fontana, perché veramente questa è l'altra. E l'altra è quella dell'auto, del parcheggio dell'autobus. Perché? Detto, è l'immagine della città, vogliamo. Abbiamo l'ufficio turistico qui davanti, non so se funziona ancora oppure no, penso di sì. E allora mettiamo a posto queste fontane in modo tale che l'acqua torni a zampillare e diamo un'immagine molto più bella della città. Anche perché io sono sempre stato fautore, anche quando ero assessore, anche di fare qualche bella rotatoria illuminata con le fontane di notte. Giusto. Specialmente all'ingresso di quelle più importanti della città, in modo tale anche lì da dare una bella immagine. Senti. No, ti volevo dire, siccome ci si lamenta sempre che ci hanno portato via la chimera, noi abbiamo una, non è la chimera quella, però è una rappresentazione, buttiamogli un po' d'acqua almeno, no? Non sarà etrusca, ma anche questo qualche anno ce l'ha. Quindi è il simbolo, quindi diamogli vigore, se no muore di sete. Bravo, esatto. Vabbè, non ti dico facciamo un bagno che non si può fare niente qui e... Ma ci può provare a fare un tuffo. Ti ringrazio. Ma comunque, come i bagni, non è la città dei bagni e delle fontane, visto i precedenti è vero. C'è la Piazza Grande l'ha riattivata ancora, ma forse la fanno i lavori su alla Corsariano, quella sì. Lì c'è un motivo. Quella di Piazza Risorgimento, se si chiama fontana, quella pisciolina lì. Ogni e poi tanto... quella che abbiamo visto lì a Cosmo. Cioè, non abbiamo una fontana funzionante. No, ce n'è una. Sì, al Fogo non Boal. Abbiamo una fontana bella e funzionante, forse l'unica sono queste abbastanza belle originali, ma vedi proprio originale, sì, proprio originale. Ciao.